Eccoci live, buonasera a tutti, come tutti i martedì sera siamo in diretta con Francesco Piccinelli Casagrande, parliamo di data journalism. Ciao a Stasera, tutti. ciao Francesco, grazie, grazie come sempre. Stasera, Roberto, posso dirti una cosa prima di iniziare? certo. Tu sei a Bruxelles, io sono nel sud-est della Polonia e parliamo di cose italiane ed europee. Siamo come degli americani che parlano della Florida, essendo uno nell'Oregon, uno a New York, praticamente. Una cosa Stati fantastica, una cosa fantastica. Stati Uniti d'Europa. Uniti d'Europa, sì. Senti, oggi parliamo io parlerei dell'ultimo numero della tua newsletter, visto che abbiamo questa felice coincidenza che è uscito soltanto mercoledì scorso, Mercoledì scorso. mercoledì scorso, martedì o mercoledì? Io me lo ritrovo Mercoledì, lì. mercoledì. Mercoledì, Mercoledì mercoledì. l'ho fatto uscire mercoledì. Sì, l'ho fatto uscire mercoledì. Allora, sì, allora, ho fatto una newsletter che è un po' una cosa, diciamo, molto sperimentale, che riguarda molto sperimentale, ma al tempo stesso un po' tanto 2016, nel senso che mi sono chiesto come domanda di ricerca che diavolo ci fosse nel dibattito sui Novax, No Green Pass e boscaglia varia per quanto riguarda soprattutto per quanto riguarda il dibattito francese. E quindi cosa ho fatto? Mi sono scaricato un po' di tweet dal Twitter francese e ho scoperto due cose. La prima è che la disinformazione si continua a fare attraverso bot e contenuti e produttori di contenuti automatizzati, retweet automatizzati. E poi la seconda cosa è che ho scoperto facendo la sentiment analysis è che questi Scusa un attimo, ho un casino clamoroso in cuffia perché sento la diretta di Facebook e riapro un attimo tutto, se mi dai un secondo, Certo. senza chiedere niente, però al netto dei problemi tecnici e di me che apro 2000 tabs contemporaneamente e faccio sempre un casino infinito, andiamo a vedere la benedetta newsletter. Che è sperimentale, ma diciamo che ha degli aspetti grafici che non sono che sono un po' standard, però insomma andiamo a vederlo. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata fare la sentiment analysis della conversazione. Ho scaricato 18.000 tweet, che sono il limite che l'API di Twitter permette di scaricare gratuitamente, e la cosa che ho scoperto e che un po' mi aspettavo è che questi tre sentiment, che sono rabbia, paura e tristezza, fossero predominanti. C'è un relativo elemento di fiducia che non ha affrontato la newsletter, però ne possiamo parlare, secondo me, in questo momento, e di aspettativa, che sono cose che, secondo me, non vanno tanto che potrebbero essere interpretate come se appartenessero allo stesso diciamo bucket di sentiment, quando invece non è così, e non è così per vedremo dopo come ho scoperto che non è così. Comunque, focalizziamo l'attenzione su questi tre sentiment. Poi vedremo successivamente, sono molto associati gli uni con gli altri. E li ho utilizzati un po' come una guida per andare a vedere quello che c'era dentro la conversazione, e soprattutto per andare a vedere qual era l'effetto di questi sentiment, nella conversazione. Allora, qui c'è l'aspetto, questo grafico è l'aspetto più sperimentale, che c'è nella newsletter, perché è uno scatterplot. Normale, non ci sono grandi cose da dire da un punto di vista grafico. La variabile, però, all'asse X è una variabile che non esiste, è frutto di un'analisi fattoriale che ho fatto
in autonomia partendo da, dalla sentiment analysis. Allora, la factor analysis cos'è? Diciamo che uno all'incirca, c'è la voce di Wikipedia nella newsletter, la potete vedere, però più o meno uno va a vedere come le varie variabili intervengono, interferiscono l'una con l'altra, praticamente. Si vuol vedere più o meno da che parte tirano le varie variabili e in che modo sono associate le une alle altre. Questo permette di arrivare ad una situazione in cui uno può fare, può creare delle altre variabili che permettono di comprimere e di rendere meno complessa l'analisi. Ora voglio andare a vedere un attimino i dati, così così ci rendiamo anche bene conto di quello che ho fatto. Eccoci qua. Ora smetterò di condividere la newsletter e andrò a condividere l'analisi fattoriale che ho fatto. Condividere stop screen. Ora insisto un po' sull'analisi fattoriale perché non è uno strumento usuale. Usuale per quanto riguarda i data journalism, è una cosa che è un po' più da data scientist, un po' più, o da statistici un po' più raffinati, però ha dei vantaggi, no? Per esempio, permette di fare quella che si chiama riduzione dimensionale. Quindi andiamo a vedere un attimino. Allora, facciamo girare queste righe di codice. E vediamo un po' se funzionano. Eccolo qua. Questo è l'outcome principale. Allora, quello che vedevate all'SX del grafico, vedete questo grafico con... vedete il grafico? Adesso mi sa che lo vedo. Sì, eccolo. Sì, lo vediamo. Però un po' piccolino. Andiamo a vederlo in tutta la sua dimensione attuale. Window, eccolo qua, plot zoom, eccolo qua. Si vede qualcosa? Eccolo qua. Allora, queste cose qui, queste sono coefficienti di correlazione praticamente, tra le varie variabili. E qui vediamo una cosa secondo me molto interessante. Soprattutto in relazione al primo grafico che abbiamo visto, vediamo che tristezza, rabbia, disgusto, paura e sorpresa sono tutte associate dentro a questo PA1, che è quello che poi ho chiamato Green Pass Sentiment e che ho provato ad utilizzare per prevedere il numero di retweet dei 18.000 tweet che ho scaricato, mentre gioia, aspettativa e fiducia sono associati con quelli a favore e che sono largamente in minoranza, fra l'altro. E quindi utilizzare questa analisi fattoriale permette di ridurre le dimensioni di un dataset, perché passiamo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonne ad averne 2. E 2 anche molto significative perché ti permettono di capire più o meno quali siano i termini della questione e come i vari sentiment vengano associati l'uno con l'altro. Che è un passaggio ulteriore della sentiment analysis rispetto a quello che avevo fatto finora. E questa cosa l'ho utilizzata per fare questo piccolo scatterplot che ho fatto vedere precedentemente. Questo scatterplot mi ha permesso di cominciare a sostenere una tesi che ho visto anche altri con una metodologia molto più solida di questa cominciano a sostenere, cioè il fatto che la disinformazione sui social stia diventando, piuttosto che una seria minaccia alla democrazia, piuttosto uno sparacchio
che non porta a grandi azioni, e qui lo vediamo abbastanza bene, perché il tweet che ha il maggior sentiment contro il contro il Green Pass non arriva a 2500 retweet, e il tweet che ha più retweet è a sinistra dello zero, quindi significa che molto probabilmente è un tweet che sostiene il Green Pass. Quindi adesso, a dirti la verità, e che se analisi non ho notato, però questo ti comincia a darti un po' una dimensione, o al di là della linea rossa, che è una regressione lineare, che come vedete non è significativa e non ha proprio nessun senso neanche di esistere. Sì, infatti è piatta, è una regressione lineare quella, quindi ci dice che sostanzialmente il numero di retweet, cioè, fatta in quel modo, significa che il numero di retweet e il sentiment, diciamo così, sono inversamente proporzionali. No, cioè, non hanno niente a che fare uno con l'altro, forse inversamente proporzionale andrebbe così, andrebbe da 10.000, andrebbe in diagonale, verso il basso, avrebbe un coefficiente negativo, qui non ha neanche un coefficiente. No, no, però è costante, no? Il numero... Sì, è zero. È zero. Non è zero, è positivo, no? Cioè, è zero la pendenza, però la costante è una costante positiva. Cioè, sarà intorno al 1000 retweet. Sì, andiamo a vederlo. Non è un problema andarla a rivedere. Allora, allora. Se la retta fosse stata con una pendenza positiva, naturalmente il numero di retweet e il sentiment sarebbero stati linearmente dipendenti. In questo caso, però, appunto, sono inversamente proporzionali, perché il prodotto è costante, o sbaglio? Oh, aspetta, te lo dico subito. Fammi andare a vedere un attimino la regressione, il data frame, e poi pubblichiamo anche i risultati in tempo reale. Allora, PA1, ok. PA1, lo facciamo al volo. Lo facciamo al volo e poi condividiamo i risultati di questa analisi. Allora. Allora, il problema è che non c'è nessun problema, a dire la verità. Allora, condivido lo schermo che sto utilizzando adesso, la tab che sto utilizzando adesso, così vediamo tutti insieme quello che sto facendo. Non è un video file, accidenti a te, è una tab. Tra l'altro, poi c'è anche una cosa interessante in questo caso. Il progetto si chiamava Cuba Repression perché volevo fare una cosa sulla repressione cubana, e poi è diventato un affare sulle cose. Allora, sto eseguendo questa riga di codice. Sì. Il sommario della regressione lineare, retweet con PA1, che è l'anti Green Pass sentiment. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo un R multiplo quadro aggiustato che è negativo. Abbiamo un coefficiente, abbiamo un R quadro che è praticamente zero, perché 4.6 per E per 10 alla meno 6. Abbiamo l'unica cosa significativa è l'intercetta. Poi il coefficiente sì, è positivo, però guarda il p-value. Sì. Cioè, lo vedo, lo intuisco più che vederlo, però okay. Sì, scusate, sono d'accordo con te. Eccolo. Cioè, è una roba assolutamente, cioè, è zero. Non c'è neanche tanto da è proprio non, anche volendo,
cioè uno praticamente, cioè questo P value vuol dire che hai il 70% di possibilità di sbagliarti fondamentalmente sul fatto che queste due grandezze siano correlate, quindi non sono assolutamente correlate, infatti si traduce nel grafico che abbiamo, anche questi coefficienti di correlazione, cioè è tutto abbastanza chiaro che non ci sia assolutamente niente di questo tipo, e quindi la teoria è che effettivamente quello che succede su Twitter non influenza tantissimo quello che accade fuori, non interessa tantissimo, anche perché poi, cioè, lo abbiamo visto anche immediatamente dopo quando sono partite le vaccinazioni, insomma. Qui è il discorso di Macron, si incazzano tutti, vanno in piazza, però intanto 16 luglio 860.000 vaccinazioni, e il dato che rimane solidamente sopra è i 750.000 per i giorni successivi, a parte il weekend, penso. Una media settimanale che cresce subito in modo diretto, subito dopo la dichiarazione di Macron. Per cui, cioè, e ad un certo punto il sospetto che mi è venuto è che tutta sta roba... Facci vedere quel tweet. Ah, questo tweet è meraviglioso. Questo tweet è meraviglioso. Allora, questo è il tweet nel quale ho trovato il maggior numero di rabbia. Il tweet originale... Si vuole pas doublement vacciné, vuole pas citoyen libre. Esatto, esattamente. Sempre la retorica, no? Se non sei un cittadino doppiamente vaccinato, non sei un cittadino libero. Se vuoi andare al ristorante senza il pass sanitario, puoi essere andato in galera. È orribile, è un sistema terribile, ed è quello che dice questo personaggio, che non saprei neanche come descrivere, che è un attivista, lui dice di essere un marxista, si chiama O'Neill, mi pare, e però è stato pro-Brexit ed è una di quelle persone che appartengono alla categoria del rossobrunismo, e che va a parlare nel canale di Sky, Sky Australia, che è il canale di Rupert Murdoch, e che ha una linea che mi pare di capire anche da quello dalla copertura che hanno dato sull'origine del Covid, che è abbastanza più simile a Fox News piuttosto che al corrispettivo di Sky nel Regno Unito o anche in Italia. E quindi, cioè, questi hanno preso questo segmento da Sky News Australia, che vorrei sapere come hanno fatto a trovarlo senza essere imbeccati. E l'hanno messo nell'internet francese, dove ha avuto un discreto successo anche, perché è stato ritweetato molte volte, ed è stato uno fra i tweet più ritweetati nella conversazione. Una conversazione che ha visto, fra le altre cose, una partecipazione, un tasso di contenuti originali vicino al 3%, una cosa così. Per cui questo mi ha fatto venire il sospetto che ci fossero un sacco di tweet, di profili che erano finti o perlomeno automatizzati. E visto che l'API di Twitter ha delle limitazioni per quanto riguarda il numero di tweet che si possono scaricare gratuitamente, e che poi alla fine di questa cosa delle API parleremo anche nelle conclusioni, perché un tema che ho scoperto recentemente, però mi sta molto a cuore. E diciamo, sono andato a vedere quali erano i profili che cumulativamente spargevano più rabbia. E ho scoperto che erano questi 10. Poi, utilizzando un pacchetto di R che cerca di vedere quanto sia la probabilità che un profilo sia bot o non lo sia, sono andato a misurare la probabilità di questa occorrenza su questi 10. Come fanno? Quali algoritmi usano? Allora, lo facciamo subito. Usa una... Onestamente non ho ben capito quale sia l'algoritmo che utilizza, però viene da un professore dell'Università del Michigan, Mike Kearney, che insegna data journalism, fare altre cose. E lui ha messo insieme questo algoritmo, che non ha pubblicato in quanto tale, però ha pubblicato i dati di testing e di deployment, che erano abbastanza buoni,
Tant'è vero che quando, cioè, io ho provato a testare su un bot che so che è un bot, e il risultato era che quello era un bot sopra il 90%, quindi alla fine era giusto. Mi sa che ho sbagliato. Cosa vedi? Vedo GitHub? No, Vedi il mio GitHub, però non vedi quello che voglio farti non era il vedere. tuo. Sì, era il mio. Non era il Era il mio? tuo? Penso proprio di sì. Eccolo qui. Ora è quello di bot. Eccolo qua. Ora è quello corretto. Ah, sì, Allora, d'accordo. Sì. sì, questo è un bot abbastanza vecchiotto. È un botto, il pacchetto, intendi, no? Sì, il pacchetto, sì, scusa, Sì. il pacchetto, un pacchetto abbastanza anzianotto, che non viene mantenuto da ormai 2 o 3 anni, come possiamo vedere. Infatti si installa da GitHub, neanche più da CRAN. È un affare che ti permette di vedere, è un classificatore, penso sia basato su reti neurali, che ti permette di vedere, se un profilo Twitter è un bot o no. Ti funziona analizzando gli ultimi 100 tweet di un qualsiasi profilo Twitter, e che significa che se tu scarichi più di 160, vuoi misurare più di 160 bot, ti ritrovi con l'API di Twitter che ti dà l'errore. E ti dà l'errore perché il limite sono 16.000 tweet. E loro dicono di essere molto accurati. Andiamo a vedere cosa usa machine learning genericamente. Io penso siano reti neurali. Puoi condividere il link al repository così lo mettiamo in sovraimpressione? Sì, assolutamente sì. Lo metto nel link, lo metto nella conversazione su Facebook, ok? Oppure guarda, se lo con in chat così lo rilanciamo su tutti i canali. Va bene, lo metto in chat. Volentieri. Vai. Eccolo qui. Messo. E ecco, e questa roba, io diciamo che, pur non conoscendo bene la tecnologia che lo sottintende, devo dire che la voce è abbastanza autorevole per poterlo. Per poterle utilizzare in modo affidabile, e poi soprattutto ha una case history di utilizzo che è abbastanza, che è, per, come dire, abbastanza, abbastanza, diciamo, solida. E quindi la conclusione di tutto questo sono due. La conclusione è che questa, la disinformazione, per come abbiamo imparato a conoscerla a partire dalle elezioni di Trump in poi, viene ancora fatta. Lato positivo è che, come società, probabilmente abbiamo degli anticorpi più sviluppati di quanto ne avessimo allora, tant'è vero che non è che questo volume pazzesco di tweet, cioè, considera che quei 16-18 mila tweet che ho scaricato sono stati prodotti in poco più di 3 ore. Questo dà un po' la dimensione anche di quanto aprono rapidamente questi bot e queste schifezze. Questa roba qui non ha tanto una presa, non riesce a modificare tantissimo il comportamento fuori da internet, però c'è un dato, secondo me, abbastanza oscuro che questo lavoro mette un po' in luce, cioè il fatto che ci siano degli strumenti di conoscenza che dovrebbero essere gratuiti e aperti, che in realtà non lo sono, perché Twitter vende le sue API. Stanno uscendo adesso anche delle API che permettono di accedere a qualcosa tipo 30.000 fonti di notizie, però pagando cifre che sono intorno ai 600 euro mensili. Questo significa che, per quanto è vero che chi sparge disinformazione non sta avendo probabilmente i risultati che sperava di ottenere, nonostante le manifestazioni, nonostante i media siano ancora molto sensibili a questa roba. Però, d'altro lato, ci sono delle informazioni di prima mano,
che stanno diventando anche molto costose da ottenere, e che renderanno sempre di più serie di sfere pubbliche che non si possono pagare l'una con le altre, e soprattutto una sfera pubblica di ricchi che si possono permettere gli abbonamenti e l'accesso alle API e tutto il resto, e di poveri che saranno attaccati alle fonti di informazione che fanno clickbait e le vendono gratis. Sì, anche quella, se vogliamo, è una forma poi di disuguaglianza, no? Sì, assolutamente, una delle tante disuguaglianze che vedremo nei prossimi anni, e che poi, per questa cosa, poi secondo me si inserisce anche molto, molto bene sul dibattito che si sta sviluppando sulla RAI e sul suo ruolo di servizio pubblico relativamente alle Olimpiadi, perché sta scoppiando il bubone per via della gestione demenziale dei diritti delle Olimpiadi della RAI. Però effettivamente, cioè, noi europei sappiamo che servono dei servizi pubblici, prima radiotelevisivi, ora multimediali to court, che permettono di mettere un tampone a questa disuguaglianza principale, e forse sarà il momento di porsi un po' il problema di effettivamente di gestire le social media in modo guarda, effettivamente un tema è anche appunto il ruolo di questi soggetti pubblici nella catena dell'informazione, anche per quel che riguarda la disponibilità dei dati. Quindi avere delle piattaforme pubbliche, gestite ad esempio dalla RAI o da altri soggetti, no, analoghi, che mettano a disposizione dataset o API. E le università lo fanno generalmente, no? Almeno per quando si tratta chiaramente di progetti magari finanziati e così via. Però è anche vero che effettivamente ci sono tantissime aree in cui appunto la disponibilità di dataset non esiste. Ad esempio, adesso ho seguito un dibattito sull'acqua pubblica, sulla qualità dell'acqua, no? Uh-huh. L'acqua pubblica in Italia, ecco, non ci sono dati su questo. Le varie autorità, diciamo, preposte, no, alla gestione non mettono a disposizione i dati. Ma se non si parla, perché non si parlano? Perché sono soggetti diversi, rispondono. Sì, ma sono soggetti pubblici, avrebbero comunque l'obbligo, no? Di rendere. Sì, certo, d'accordo. Però, senti, poi parlavo di acqua, ma è un altro contesto. Cioè, sai che è impossibile, almeno per me, ricostruire lo storico delle acque alte a Venezia, perché i dati del portale di Open Data sul comune di Venezia hanno la data e l'ora codificati in modi diversi, e quindi tu devi andare per ogni dataset a vedere come sono stati codificati, e poi alla fine i nomi dei file che sono diversi, cioè diciamo che, ora fermandosi al caso di specie, no? Se vogliamo difenderci dalla disinformazione in modo più preciso di quanto facciamo, dobbiamo pretendere dai social network che forniscano dati senza doverci fare del profitto sopra. Secondo di poi dovremo cominciare a individuare dei servizi pubblici, se i social network non si aprono, che abbiano dei budget per cominciare ad andarci dentro e ad indagare in modo più dettagliato, e magari mettere questi dati a disposizione di tutti. E secondo me un tema molto interessante da affrontare, che potrebbe essere quello dei servizi, andare a fare una rassegna di lo lancio come proposta per le prossime dirette, una rassegna di API private però di interesse pubblico che ci sono, e andare a vedere perché sono private e come potrebbero essere utilizzate in modo pubblico. Ecco, mi sembra un ottimo tema. Questo potremmo darcelo allora per la prossima volta, che però non sarà martedì prossimo, giusto? Tra due settimane? Sì, due settimane, vado in vacanza. Il 17 agosto, esatto. Quindi andiamo in vacanza anche noi. E ci rivediamo invece tra due martedì. Esatto. Sempre con Francesco Piccinelli Casagrande, sempre alle 21, sempre sui canali Utopian, per parlare di data journalism. Grazie Francesco, e grazie a tutti. Grazie a tutti, buonanotte.